Si chiama Refresh ed è un progetto europeo destinato al recupero del patrimonio culturale nei paesi dell'Unione. L'associazione Itaca di Cellino Attanasio ha saputo intercettare questa opportunità per il secondo anno consecutivo, portando 9 giovani artisti provenienti da Romania, Slovenia, Spagna, che rinfrescheranno con la loro arte, in questo mese di luglio, il patrimonio materiale ed immateriale della Valle delle Abbazie. Un percorso suggestivo che si snoda nel Medioevo romano tra i comuni di Basciano, Canzano, Cellino Attanasio, Cermignano, Notaresco e Penna Sant'Andrea. È un momento importante per tutto il percorso della Valle delle Abbazie, perché chiaramente il patrimonio culturale, sia quello materiale che quello immateriale, viene messo in risalto con Refresh e soprattutto a Itaca, che ha saputo intercettare questo importante finanziamento a livello europeo, che senz'altro favorisce la mobilità internazionale dei giovani artisti e senz'altro permette di conoscere il nostro patrimonio culturale a livello europeo. Il progetto Refresh promuove in particolare la mobilità internazionale degli artisti europei ed è coordinato da Simonetta Moroso. Qual è la finalità principale di questo progetto? Lo scopo principale di questo progetto è, come dice il nome stesso del progetto, rinfrescare il patrimonio culturale. Quindi i nostri ragazzi viaggiano per l'Europa e i ragazzi dei nostri partner europei in questa settimana in particolare sono qui da noi con questo scopo preciso. Quindi loro, attraverso le arti, noi abbiamo scelto la musica e il teatro, attraverso queste due arti rinfrescano il nostro patrimonio culturale. I 9 giovani artisti europei che hanno partecipato al progetto Refresh hanno preso ispirazione dai centri storici e dai siti di interesse culturale del territorio della Valle delle Abbazie, sotto la guida del direttore artistico Carlo Michini. Cosa faranno poi al termine di questo percorso? Quest'anno abbiamo sviluppato due settori disciplinari, quello dell'arte, quello del teatro e quello della musica. Quello del teatro con l'associazione Rogo Teatro, che è un'associazione storica che lavora da anni sul nostro territorio e forse era il soggetto principalmente indiziato per realizzare questo progetto. Per il settore musica invece abbiamo oggi, e sono orgoglioso di annunciarlo, il nostro Francesco Sbraccia, fresco del vincitore del concorso Musicultura, fresco della sua esibizione allo Sferisterio a Macerata, ha duettato con Enrico Ruggeri, e per noi è veramente un orgoglio poter realizzare con lui questo laboratorio musicale.